nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, benvenuti a Replay. Prima sconfitta all'Adriatico Cornacchia per il Pescara di Zeman. Dunque inizia una settimana difficile per i biancoazzurri che sabato prossimo torneranno in campo a Parma. La prestazione più negativa casalinga di questa stagione, quindi critiche sempre più feroci, un po' tutti sotto accusa. Analizzeremo la sconfitta e le eventuali ripercussioni anche di questa battuta d'arresto. Certo, andiamo in concomitanza anche con la partita della nazionale italiana impegnata in Albania, ma sappiamo che c'è sempre il grande ascolto del popolo bianco-azzurro. Andiamo a salutare i nostri ospiti, iniziamo con un allenatore che ora lavora con la Delfino Pescara, guida la primavera, Massimo Epifani. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Anzi, l'unica squadra del settore giovanile che ha raccolto punti, perché anche nel settore giovanile non ci sono state notizie felici. Al suo fianco abbiamo il nostro compagno di viaggio, Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio, ben rivisto. Buonasera. Qui alla mia destra l'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, ben rivisto. Al suo fianco ritrovo con piacere il collega Paolo Senibaldi. Buonasera a Paolo. Ciao Enrico. Ben ritrovato. Poi abbiamo uno sportivo, un tifoso che è nato a Napoli, vive a Rimini, ma ha creato un gruppo sui social di tifosi, il gruppo Zemaniani Convinti. Antonio Esposito, buonasera Antonio. Buonasera grazie a tutti. Per aver accettato il nostro invito. Certo, non è la puntata più facile dopo quello che è successo ieri, ma ovviamente gli inviti nostri vengono fatti una settimana precedente, certo. E quindi anche tu hai giustamente mantenuto la parola e ti ringrazio. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa che possono interagire con noi attraverso il solito numero per gli sms 392-623-7060. È un lunedì sera senza la Serie B che ha esaurito la giornata di campionato. In campo però c'è la nazionale italiana che è sullo 0-0 a Scutari contro l'Albania. Ricordiamo, l'Italia deve vincere per blindare il fatto di essere testa di serie nei playoff per accedere al mondiale. Dunque 0-0 al momento a Scutari tra Albania e Italia. Vi dico anche che in Serie C si è giocata nel girone B Reggiana-Vicenza, vittoria della Reggiana 1-0, si sta giocando Triestina-Fermana, Triestina in vantaggio 1-0, rete di Armà. A te. Ovviamente Andrea ci aggiornerà costantemente sul risultato della nazionale italiana. Abbiamo intitolato questa sera l'ora della sveglia, perché probabilmente è giunto il momento di svegliare questa squadra che dopo il passo falso casalingo si ritrova un po' nell'occhio del ciclone, anche se la classifica, come tutti sapete, è molto corta, soltanto 7 punti di differenza dall'ultimo posto al primo gradino. Quindi coinvolgiamo subito gli ospiti perché ci sono tanti argomenti. Abbiamo realizzato in serata anche delle interviste con due giocatori biancoazzurri per un evento che ha tenuto la società con uno sponsor, Zampano, che dirà qualcosa di particolare, ed anche il portiere Fiorillo. Allora, iniziamo con i commenti su questo passo indietro del Pescara a livello di gioco, soprattutto a livello di risultato. Francesco, come te lo spieghi? Beh, verrebbe da dire, per essere sintetici e velocissimi, con Zeman questo ed altro nel bene e nel male. Io credo che però nulla lasciava presagire, le sconfitte sono sempre dietro l'angolo, a volte forse più delle vittorie, però la prestazione, il modo di stare in campo, le solite
fesseria, anche qualche fesseria nuova, tutto questo non era difficilmente prevedibile. È vero che Carpi non è che il Pescara avesse brillato, nemmeno nel precedente pareggio fuori casa, però aveva vinto, aveva raccolto 4 punti in 2 trasferte, aveva dato qualche segnale incoraggiante, c'erano state alcune buone prestazioni, soprattutto a Carpi. Ieri, do la parola agli altri, si è visto, uno non vuole essere critico all'eccesso, però forse si è visto il peggio del peggio, magari anche in qualche scelta iniziale di Zeman. Dopo, ovviamente, dopo il primo giro veloce sentiremo proprio una sintesi delle dichiarazioni di Zeman e toccheremo tutti i vari argomenti. Paolo Sinibaldi, il motto di Zeman è che il risultato può essere casuale, la prestazione no. Ieri però non è arrivato né il risultato né la prestazione. No, infatti è assolutamente così. Devo dire che ieri poteva essere già una prima partita importante per il campionato del Pescara, anche se, come vedremo, la classifica è molto corta e non dice moltissimo, però in caso di risultato positivo ci sarebbe stato sicuramente un impulso diverso, eccola qui la classifica, ci sarebbe stato un impulso diverso anche in virtù dei risultati positivi delle settimane precedenti. Questo a livello di punti, però complessivamente non mi stupisce un passo falso così, perché in tutte le partite precedenti, anche quando i risultati in qualche modo sono arrivati, direi che quasi mai, per rifarmi alla dichiarazione, al pensiero che stavi dicendo prima di Zeman sulla prestazione, quasi mai la prestazione vera, quella bella che appunto i zemaniani si aspettano ogni settimana, non mi sembra che sia mai arrivata. Credo che ieri il Pescara zemaniano lo abbia fatto vedere il Cittadella. E il Pescara zemaniano cosa ha sofferto ieri? Lo chiedo al tecnico Massimo Epifani. Ma che cosa ha sofferto? È stata una giornata sicuramente negativa, perché ripeto, allenare tutti i giorni, hanno fatto una prestazione negativa che può capitare, ma quando hai tanti giovani in campo questo può accadere. E poi credo che bisogna dar merito a una squadra come Cittadella che secondo me ha fatto una grande partita e ti ha creato dei problemi, e poi, perché poi bisogna analizzare la partita. Però credo che sia un incidente di percorso, perché la squadra io la vedevo molto in crescita. Ieri è stato un incidente e sicuramente si riprenderà più presto. Antonio Leonardis, la verità sta sempre in mezzo, perché c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto. Hai qualche preoccupazione in più rispetto alle settimane precedenti dopo questa partita, Antonio? Ma di massima sì. Innanzitutto la premessa è più sul piano generale, cioè quella di avere un po' di equilibrio su... perché cambiare Serie B sappiamo com'è, quello che sta andando, tu l'hai messo in rilievo subito, questa differenza di appena 7 punti tra la prima e l'ultima, una cosa che fa capire che tipo di campionato è, ma pure che tipo di partenza è. Faccio un esempio, la Pro Vercelli, che 2 settimane fa aveva il peggior attacco della Serie B, appena 3 gol fatti, ne ha segnati 10 in 2 partite. Vuol dire, sono delle cose, oppure che so, l'Empoli che dopo 2 sconfitte sembrava già ridimensionato, oggi in testa alla classifica, viceversa il Frosinone che sembrava destinato a fare già dall'inizio un campionato di vertice, ha perso a Novara e si ritrova comunque in testa assieme ad altre 2 squadre. Insomma, di questi esempi ne potrei fare tantissimi altri, perché in effetti la B è difficile da scoprire adesso. Quindi la prima cosa è quella di avere equilibrio, di pensare comunque che questo è un campionato che darà i suoi primi verdetti, nel senso di capire quali sono le squadre che possono lottare per i playoff e quali invece devono preoccuparsi, non prima di fine marzo, perché è stato sempre così, e credo che quest'anno ancora di più sarà in questo modo. Forse anche di più di marzo, sì, esatto, proprio no, per capire giornate, più o meno, certo, quello che può essere. Ho lasciato per ultimo una considerazione generale. Dal punto di vista, tornando invece alla partita di ieri, è certo una preoccupazione c'è, nel senso che rispetto a questa squadra continua ad andare un po' in altalena, non solo con i risultati ma anche con le prestazioni. Quella di ieri è indubbiamente stata
la peggiore prestazione di questo primo scorcio di campionato. Sì, Massimo diceva dei giovani, ma in effetti ieri di giovani ce n'erano pochi, voglio dire, perché la maggior parte erano giocatori stagionati o comunque di grossa esperienza, se vai a vedere l'11 di partenza. Ma non è quello, il punto è che rispetto a questa è una squadra che, appunto, come diceva anche Francesco, le ultime due partite senza prendere gol, che sembrava quasi una cosa anomala per una squadra di Zema. Dopo allarghiamo il discorso, Antonio, vorrei sentire subito Zema, che ci dà degli spunti. Questa volta credo che il problema vero sia stato, al di tutto, sì, il gol iniziale indubbiamente ha contribuito, però poi a vedere la partita è ovvio che a me sembra che l'abbia interpretata molto meglio sul piano le difficoltà del Pescara sono state determinate anche dalla prova dell'avversario. Come diceva, faccio un esempio, voglio dire, loro sì, avevano questo 4-3-1-2 con Schenetti che stava dietro le punte, che però in fase di difensiva andava a coprire, a schermare Canutè, che poi non a caso, insomma, Canutè è riuscito a dare pochissimo nell'interpretazione che pure aveva dato nelle precedenti occasioni. È ovvio che sul piano tattico l'avversario questa volta la partita l'ha impostata in maniera giusta, secondo me, non è un caso se Pescara è andata in difficoltà. Quindi il problema, sai, è sempre lo stesso, voglio dire, se devi fare i conti anche con l'avversario, e questo non è la filosofia di Zeman, cioè lui vuole che la squadra giochi sempre quel tipo di calcio, però cioè, difficilmente ti riesce sempre, soprattutto quando è una squadra in costruzione, in cui tra l'altro, lo stiamo dicendo dall'inizio, ci sono tanti compromessi da mettere insieme. Hai messo tanta carne al fuoco, insomma. Allora, intanto mi tocca una precisazione doverosa, perché sto leggendo dei messaggi che richiamano un po' la presenza di Epifani, qualcuno ironizza, no? Prossimo allenatore. Voi sapete bene che gli inviti non vengono fatti la domenica o il sabato dopo la partita. Avevamo invitato Epifani la settimana precedente, qualcuno ironizza, ecco il nuovo allenatore, anzi era restivo Epifani a venire proprio in trasmissione, l'abbiamo convinto perché l'invito era stato fatto la settimana scorsa, perché poi non dovremmo nemmeno giustificarci sotto questo aspetto. Certo. Però per chi ha un retropensiero polemico, velenoso, viene subito smentito appunto da dati di fatto, perché gli inviti per le trasmissioni vengono fatti da una settimana all'altra. Ho lasciato per ultimo questo tifoso, Antonio Esposito, che è fondatore del gruppo Zemaniani Convinti, che è nato a Napoli, vive a Rimini, però da quando da quel lontano 1990 non è tifoso di una squadra, è tifoso di Zeman, no? Poi si è legato al Pescara dalla promozione di 5 anni fa, però lui è tifoso di Zeman. Anche per lui non è una serata facile, eppure è qui. Allora ti chiedo, questa idea di creare il gruppo Zemaniani Convinti, perché nasce? Ma per trasferire agli altri la mia grandissima passione per questo grande personaggio, insomma. Zeman non lo scopro io, però da una famosa storica serata del 5 settembre del 1990, in cui ero militare che prestavo servizio di leva a Roma, ho avuto un biglietto di curva per una semplice partita di Coppa Italia tra Roma e Foggia. Sono andato allo stadio, la Roma imbottita di campioni quella volta, Föller, Salsano, Giannini, insomma, le ali ottavo bianchi, quello che ha vinto gli scudetti con Napoli di Maradona, quindi tutta una storia. Il Foggia era una squadra sconosciuta, almeno fino a quel momento. Ti colpì Zeman. Esatto, perché dopo 4 minuti segna sta Roma, dal 4 al 90esimo ho visto una squadra che andava a 200 all'ora e una palla che schizzava in tutte le zone del campo con una precisione, una velocità e un'organizzazione di squadra impressionante. Ho detto, mamma mia, ma chi è che è l'ideatore di questo spettacolo così meraviglioso? E lì è scoppiato questo amore. Dopo ampliamo il discorso anche con te. Certo. Allora andiamo a sentire i passi salienti della conferenza stampa di ieri di Zeman, che tocca due argomenti molto importanti. No, io sto cercando di fare le situazioni tattiche dall'inizio della preparazione. Poi c'è quando riesce e quando non riesce. Oggi, ripeto, ci è mancata la mobilità.
di smarcarsi senza palla, giocavamo sempre sul piede del compagno che poi se fa tre tocchi è normale che ci passano avversari sopra perché sono aggressivi. Questa è una squadra molto aggressiva, tanto è vero che penso che è la squadra che fa più falli. Forse noi oggi ne abbiamo fatti di più, ma noi li abbiamo fatti perché ogni contrasto loro urlavano e si buttavano. Noi non sappiamo urlare quando prendiamo calcio. Ma se non cambiamo atteggiamento in casa o fuori lo stesso, io ripeto, io voglio la squadra più propositiva, più in movimento. Noi se giochiamo da fermi tipo su Buteo non possiamo arrivare a fare dei risultati. Un giudizio sulla prestazione di Ben Ali, gli aveva augurato una grande gara, ha fatto gol su rigore, poteva farne forse altri due. Qual è il suo giudizio? Ha fatto la sua parte, poi di nuovo il discorso chi vuole palla deve andare dentro per poter fare gol. Lui fa molte cose fuori dall'area e quindi deve lasciare lì spazio a Terzino, a centrocampista. Diciamo che pendeva un po' a sinistra la squadra con Brugman, Mezzala e Ben Ali, no? E loro sono amici. Infatti con questa squadra bisogna cercare di cambiare veloce, di scivolare palla da destra a sinistra a destra. Noi abbiamo queste terzine che si fissano che devono arrivare per forza anche se sono in inferiorità numerica. E il problema è che non hanno ancora chiaro che devono fare, nonostante tre mesi di lavoro. Siamo un po' indietro. O due, tre. Siamo un po' indietro. Siamo dietro. Come concetti siamo dietro. Massimo Epifani, allora tu sei stato anche nel ritiro estivo di Zeman e lui sostiene che nonostante tre mesi di lavoro stiamo indietro a livello di concetti. Cosa significa? Che questa squadra non sempre, a volte, ha difficoltà ad applicare le sue idee. Perché una settimana può andare bene e l'altra no? Dipende dall'avversario, dipende dalla giornata dei propri giocatori o c'è dell'altro? Quando lui sostiene manca la mobilità, vuole una squadra più in movimento? Ma questo è il lavoro quotidiano che fa il mister al campo. Purtroppo quando si lavora quotidianamente non vengono sempre le cose subito. Poi c'è da mettere, questa è una squadra che... ci sono molti giocatori nuovi, la domenica incontri squadre ben organizzate ad affrontarti, magari ancora riescono bene le cose che vuole il mister, quindi questo ti porta delle volte a perdere del tempo, però credo che la strada deve essere quella di continuare a lavorare, di cercare di fare le cose che ha detto il mister, che alla conferenza stampa ha spiegato benissimo tutto quello che non va e quello che vuole il mister, quindi credo che lui ha le idee chiare, ci lavora quotidianamente sperando che il più presto possibile rivediamo. Però sai, vediamo... che questi discorsi preoccupano un po' nell'ambiente e tra i tifosi, perché se lui sostiene dopo tre mesi i concetti non vengono ancora assorbiti vuol dire che c'è una forse difficoltà. Lì è stato un po' drastico con la squadra, perché lui lo conosco, sa che vuole toccare un po' i giocatori perché alcune cose le fanno anche molto bene. Purtroppo farlo con lui quello che vuole, che bisogna farlo con continuità, con velocità, bisogna cambiare, andare senza palla, tutte cose che giustissime, che in questo momento lui le estremizza, però la squadra in qualche momento lo fa al momento della partita. Francesco, queste dichiarazioni come le leggi? Sono allarmistiche, a dir poco. Se uno pensa al quadro presentato da queste dichiarazioni di Zeman, è un quadro che preoccupa, non voglio dire desolante, perché poi i numeri parlano, appunto, come ricordava. Però non è che è cambiato il mondo da una settimana all'altra. Cioè, evidentemente ieri ha visto troppe cose, così noi in maniera molto più semplicistica diciamo che ha deluso il Pescara ieri, oltre che per la sconfitta, soprattutto per la prestazione, che puoi anche perdere se l'avversario è più forte,
Mentre ieri la prestazione, abbiamo detto, è quella che è. Zeman credo che l'abbia spiegato non a modo suo, in modo chiaro, ossia sempre palla al piede. Quando il compagno ha palla, dopo la tocca tre volte, perché magari vede che nessuno si muove. Qui abbiamo uno che ha giocato una vita da centrocampista, quindi sa che significa quando entri in possesso di palla, se nessuno ti si libera sei costretto a toccarla due, tre volte, oppure chi era in possesso di palla la toccava due, tre volte, nonostante magari il compagno era libero. In sintesi, queste sono state le accuse tra virgolette di Zeman. Quindi un grido d'allarme più per la squadra che per l'ambiente, mettiamolo così. Direi di sì, sì. Vabbè, no. Io credo che un allenatore interessa soprattutto che reagisca la squadra, perché poi è la squadra che trascina l'ambiente e che fa sì che nell'ambiente, certo, ci sia tranquillità oppure preoccupazione. Paolo, però tre mesi sono passati. Più o meno, adesso forse poco meno, ma cambia poco. Sì, sono dichiarazioni, come ha detto Francesco, allarmistiche, sono dure e in effetti alla fine è cambiato poco, no? Da una settimana all'altra, perché fino a una settimana fa probabilmente il tenore delle dichiarazioni era un po' diverso. Sì, penso che siamo più o meno tutti quanti d'accordo, poi sentiremo gli altri, però mi sembra di aver capito sempre un po' di non positività quando parla per esempio di Benali oppure di Brugman. Credo che probabilmente, mi viene da pensare, sia per stimolare questi due giocatori che sulla carta sono decisamente quelli che potrebbero far fare la differenza al Pescara. E poi l'ultimissima, per quello che mi riguarda, cioè partiamo dal presupposto che io, come filosofia proprio sportiva, mi piace molto Zeman, per cui sarei più uno zemaniano che non uno zemaniano, però in questo caso specifico mi sarei aspettato, in una disamina così dura, critica, allarmistica, una sua frase del tipo: forse sono io che non mi faccio capire. Non ha detto comunque che è colpa dei giocatori. Non ha detto che è colpa dei giocatori, però. Però io magari una chiosa su... Io ancora non lo devo ricordare, un allenatore che dice: credo di aver sbagliato, di non aver spiegato bene i giocatori. Se non mi sto ringoglionendo, però siamo in ritardo, quindi nel siamo. Ecco, negli ultimi 40 anni non mi sembra che non ho mai sentito un allenatore proprio in modo chiaro. Qualche volta non mi sono fatto capire dai giocatori. Che magari potrebbe essere anche colpa, invece in questo caso forse lui. Sentiamo la voce del tifoso zemaniano Antonio Esposito. Ma per me è uno spro. Io Zeman lo vivo, lo studio quotidianamente, l'ho conosciuto anche di persona nel 2006, un incontro indimenticabile. Per me lo fa soltanto per svegliare i ragazzi, per dargli le solite frustate che diventano poi adrenalina e carica, e poi sappiamo che non è la prima volta, quindi l'ha fatto già in passato. Vorrei soltanto menzionare quel famoso Foggia del 92-93 che era stata praticamente smantellata la squadra, ma non perché Casilla all'epoca ha veduto i giocatori, perché quando uno viene chiamato da squadre di alto livello non può dire di no. E quindi i vari Baiano, Rambau, di signori sono andati a giocare in squadre di alta classifica, e Zeman aveva una squadra che secondo me tecnicamente era nettamente inferiore al Pescara di adesso. Eppure quell'anno le prime 9 partite aveva infilato 5 punti. A fine campionato il Foggia ha sfiorato una qualificazione UEFA storica, quindi voglio dire, per me è uno sprono. Quindi che vuol dire, Antonio, che questo è un ambiente che ha troppa ansia, l'ansia da prestazione, oppure l'ansia di vedere una squadra, non so, uscire troppo tardi? Ma sì, più che l'ansia io credo che sia un timore reale, nel senso che, voglio dire, non è che ci giriamo intorno, cioè, questi tre mesi sono passati e noi questo tipo di cioè noi Zeman non abbiamo visto mai convinto, nemmeno quando ha vinto 5-1 o soprattutto le ultime due partite, le prime cose che ha detto sia dopo Carpi e dopo Cremona, che la squadra non era piaciuta, la prima che era rimasta sull'autobus per tutto il primo tempo, la seconda che insomma una partita in cui, io già l'ho detto una volta, lo ripeto, credo che in questo momento la partita migliore giocata a Pescara
sia stata proprio quella in cui ha vinto a Carpi. Migliore nel senso che non ha comunque abdicato a quello che è la filosofia del suo allenatore, però è stata molto attenta, non ha subito nulla, è stata una squadra compatta che a me dava l'impressione di una squadra in crescita in quel momento. E invece c'è questo fatto che poi si torna indietro, che comunque l'allenatore non sia mai convinto che la squadra lo stia seguendo a pieno, cioè che non riesca a capire quello che lui vuole trasmettere, è ovvio che è una preoccupazione, perché anche perché, cioè, ragazzi, vogliamo andare avanti con questo discorso per quanto tempo? Fino a quando diremo no, questa non è una squadra zemaniana e allora la dobbiamo far diventare zemaniana per forza? Mica riesce sempre, voglio dire, perché come ho accennato pure prima, dall'altra parte c'hai pure avversari, voglio dire, avversari che il fatto che tu magari non arrivi a liberare, a trovare lo spazio per attuare il tuo schema, sia anche merito dell'avversario, non tanto che tu non corri come vorrebbe l'allenatore, che ci sta anche quello, per cui la preoccupazione è che questa squadra, tra l'altro costruita a mio avviso facendo vari compromessi, perché non dimentichiamo che tutto nasce dal fatto che insomma questa squadra era destinata ad essere ricostruita totalmente e poi a fine agosto si è ritrovata invece con giocatori che appunto, come diceva giustamente il collega, lui questo fatto di richiamare sempre una volta Benai, una volta Bruco, una volta Bovo, una volta qualcuno, sempre dalla vecchia guardia, è chiaro che questi erano giocatori che non rientravano nel suo progetto, che però, voglio dire, c'è almeno fino a gennaio, questo deve fare i conti, già l'ho detto altre volte, con questa situazione, e questa situazione non presuppone che tu debba per forza sviluppare questo gioco. Se non ci riesci, qual è il rimedio, voglio dire? Ci deve essere un rimedio, perché altrimenti andremo avanti fino alla notte dei tempi con questa storia. Se parli così, poi a gennaio si deve fare la rivoluzione. Ah, no? Su, devi fare la rivoluzione, perché è chiaro, no? Perché a parte tutto, lui le ha provate tutte finora, no? Se non ha fatto mai la stessa formazione, con gli esterni cambiano di partita in partita, una volta uno, una volta l'altro, l'unico, a mio avviso, anche insomma fino a un certo punto meritatamente, nel senso che ha una concorrenza notevole, Mazzotti, che è stato l'unica volta è uscito ieri per l'ultima mezz'ora, però il problema è che non c'è un quadro, ecco, preciso. La catena di sinistra già va meglio rispetto alla catena di destra, anche ieri c'è stato questo risultato, no? Sì, nel linea di massa, a seconda delle partite, Enrico, perché ti devo dire, Del Sole per esempio è stato, credo, una certezza in tutte le partite che ha giocato. Ieri, appunto, dalla parte sua, anche lui non ha brillato, quindi la catena di destra è stata un po' deficitaria. Dall'altra parte giocava Benari, che però lui non vede con quel tipo di gioco, voglio dire, non lo vede come centrocampista, non lo vede come esterno per la sua squadra ideale. Sì, ci sta che lui abbia queste idee, però ci sta pure che devi considerare qual è l'organico con il quale devi fare i conti, insomma, e questo credo che sia in questo momento il limite di questa squadra, che non riesce a crescere per quello che è il lavoro che viene portato avanti ormai dall'estate, insomma. Ecco, Massimo Epifani, ma sono così complicati questi schemi di Zeman? Ci vogliono dei giocatori adatti al suo credo calcistico? Oppure sono talmente semplici, almeno per noi sono semplici dall'esterno, che vorremmo vederli applicati così in breve tempo? Ma il mister è da una vita che fa questo, sono semplici, bisogna correre, bisogna andare senza palla, bisogna avere i tempi di gioco, bisogna avere i tempi di inserimento. E tutto questo ci vuole grande lavoro, grande abnegazione. Però scusami, perché non so, nella prima partita si è visto qualcosa di più ed ora si è fatto un passo indietro? Cioè, gli schemi vengono assimilati o no? Ma secondo me c'entra anche gli avversari che incontriamo. Quindi dipende anche dagli avversari. Certo. La prima partita è stata una bellissima partita per chi è andato allo stadio, però credo che il mister non era tanto soddisfatto al 100%. Cioè, voglio dire, degli spazi si sono visti in queste 8 giornate di campionato. Mezz'ora del primo tempo il Foggia ci
o anche col Frosinone qualcosa si è visto, sì, sì, no? Ma sicuramente posso aggiungere la partita col Foggia, Pescara l'ha giocato in gran parte in contropiede, perché il gioco lo faceva Foggia. Il Foggia, perché era in svantaggio, quindi voglio dire che mi sembra che una squadra che prende problema che qualche sono, gol di che troppo, sono quindi otto partite, una diversa dall'altra, che non riesce a capire dove tu possa far migliorare, perché se poi il problema è la qualità del gruppo, e allora non usciamo, voglio dire, perché poi alla fine sono poi gli uomini che interpretano gli schemi, voglio dire, se poi non ci riesci evidentemente ci deve essere qualche problema, che non è che sono dei soldatini o delle figurine che tu li metti là e fanno comunque il tuo gioco, perché è un gioco complesso, anche il calcio dipende dall'avversario, dipende dal momento della squadra, dipende dalle caratteristiche. Sei d'accordo su questo, Massimo? Dipende anche dall'avversario? Come no, ma dipende molto, si gioca sempre in due, le squadre sono sempre due, quindi delle volte le cose ti riescono in maniera molto semplice, delle volte ti riescono perché ti studiano, però il mister, siccome lavora quotidianamente sempre sulle stesse cose, credo che col passare del tempo e con la convinzione di fare qualche risultato anche continuo, perché magari vinci tre partite consecutive, ti dà quella forza mentale che ti aiuta anche a fare le cose in maniera, anche 5 anni fa credo che all'inizio erano partiti non bene, poi magari abbiamo fatto un po' di vittorie, so. E poi l'autostima e la convinzione cresce da parte di tutte, come parte di tutta la città. Ecco, ricordiamo la stessa giornata, l'ottava giornata, quel Pescara aveva 13 punti rispetto ai 10 del Pescara di quest'anno. Francesco, stavi dicendo? Stavo dicendo che poi c'è un altro aspetto, intanto stavo per dire, giustamente come hanno detto loro, c'è anche l'avversario, mi sembra che si possa dire tranquillamente, al di là di qualche frecciatina polemica di Zeman nei confronti del Cittadella, che Cittadella sul piano tattico ha dimostrato grande solidità, grande attenzione, e quindi ha creato dei problemi ad un Pescara che poi dall'altra parte non era nella migliore giornata con tutti i giocatori, senza ad entrarci nei nomi, ci può stare poi soprattutto i giovani che ti passano da una partita, a me nelle due partite che aveva giocato sin qui, una partita e mezza a Canutè, era piaciuto molto, anche dimostrando una buona dose di personalità, ma i giovani sono così, appunto, alternano appunto ricordava positive, giustamente, cioè, Antonio, fino adesso Del Sole non aveva sbagliato nulla o quasi, ossia in alcune partite era stato tra i migliori, ieri non ha giocato a livello delle precedenti partite, ma con i giovani ci può stare, perché se no dall'altra parte dovremmo prendercela di più con questi benedetti anziani, così mo la butto una pietra così nello stagno, perché i cosiddetti anziani che non sono adatti al gioco di Zeman, io credo che se sono bravi, seri, professionisti e si impegnano, due o tre cosettine di Zeman le possono mettere in mostra. Dico bene Bovo, dico bene caro Coda, dico bene, lasciamo Zambano, perché per l'amore di Zambano per me è un giocatore perso, e qui è un errore di Zeman ieri nella abbiamo formazione, proprio un'intervista perché con gioca Zambano, Balzano la partita prima bene e tu me li metti Zambano e Balzano in banchina, mo Zeman, sempre viva Zeman, cioè, però ogni quindi, tanto quindi stai puntando più sui giocatori più esperti. Sto puntando che se, perché tante volte in molti se la prendono con i giovani, io non voglio difendere nessuno e non voglio attaccare nessuno, però siccome da agosto, da quando è cominciata la stagione, che si dice ma non tutti i giocatori sono adatti al gioco di Zeman e quello e quell'altro, io credo che un professionista di 30 anni, anche se per 30 anni o per 20, quando è che gioco, per 15, non ha fatto mai l'elastico in difesa, non ha mai attaccato lo spazio, non è mai salito sulla tre quarti con la difesa, allenati oggi, allenati domani, qui chiamo in causa l'ex giocatore, non l'attuale allenatore. Quindi Massimo Epifani come giocatore, se sto dicendo delle cose sbagliate, sentiamo Epifani e poi sentiamo. Io penso che si può anche migliorare un tantinello. Epifani? Ma il lavoro quotidiano serve assolutamente per migliorare. Io non credo che ci sono giocatori adatti o non adatti per il mister. Il mister lavora tutti i giorni, è un grande insegnante di calcio. È logico che cambiare a qualcuno la mentalità magari in una maniera o nell'altra ci vuole un po' di tempo, un pochettino più di tempo, però credo che sono tutti dei grandi professionisti, io l'ho vissuto questo gruppo, un gruppo spettacolare, che lavorano quotidianamente per cercare di far bene, poi è logico che la domenica, ripeto, il sabato ci sono gli avversari, ci sono la condizione mentale per giornaliera, ci sono tante cose che il giocatore deve fare la prestazione. Dottor De Leonardo, quindi Francesco dice devono essere
quelli un po' più esperti, un po' più anzianotti. No, guarda, sei d'accordo o no? No, io non sono d'accordo, nel senso che la perplessità non è di noi che stiamo ascoltando, la perplessità, vedendo le formazioni fatte fino ad oggi, sono di Zeman. Cioè, il problema non nasce da noi che vediamo quel giocatore che non si impegna oppure che non fa gli schemi. La perplessità esce proprio dall'allenatore, non a caso ha cambiato 8 formazioni, cioè cambia sempre, voglio dire, perché lui non è convinto di quello che può dare Benari in quel ruolo, Brugman come centrale, difatti non ce lo fa giocare, Bovo come centrale assieme a Coda, cioè una serie di situazioni. Lo stesso Zampano, voglio dire, Zampano Bovo, non è che però... le esclude Bovo, da quando è tornato disponibile, ha giocato sempre. Benissimo, però ieri, che te devo dire, ieri il secondo gol è stata sì, colpa sua, però colpa sua, ma voglio dire, perché la squadra in quel momento era sbilanciata. Ma il problema è vero, è quello che mi preoccupa, è che le perplessità non siano nostre che osserviamo, ma che siano dell'allenatore che non riesce a trovare il bandolo di questa matassa, perché il fatto che ci vuole tempo, capito, ci vuole tempo, mica ci vorranno 12 mesi, voglio dire, ragazzi, cioè prima o poi la decisione va presa, magari fare un compromesso su quello che hai e quello che non hai, perché altrimenti non ne usciamo, voglio dire, perché ogni volta staremo a discutere sul fatto se questa squadra poi è in grado di assimilare gli schemi, ci vogliono ma non è vero, voglio dire, non è così. Conta, e ripeto, secondo me in parte l'avversario, perché conta sempre l'avversario, così come conta per gli altri quando affronta la squadra di Zeman, conterà pure per Zeman quando affronta gli altri, e l'altro dipende dalle caratteristiche dei giocatori, dalle qualità, dallo spessore, dall'esperienza, dalla tecnica, cioè una serie di circostanze che in questo momento mi lasciano perplessi, voglio dire, a me non è un caso se la squadra sta andando ancora a singhiozzo. Dici, ci vuole tempo? Benissimo, ci vuole tempo, però usciamo da questo equivoco, voglio dire, secondo me, da questo equivoco di dire dobbiamo ancora cercare la squadra base, quelli che fanno bene questi tipi di schemi, non lo so, oramai le caratteristiche conosciamo, soprattutto Paolo, gli anziani. Sei d'accordo con il discorso di Antonio, però la tua idea è vicina anche a quella di Francesco? No, ma sono abbastanza d'accordo, cioè forse è il momento che si esca da questi equivoci. Probabilmente sono proprio equivoci anche tattici, perché tornando all'utilizzo di alcuni giocatori in posizioni che sono, penso che ne abbiate parlato tantissimo anche nelle settimane precedenti, che sono posizioni evidentemente, non dico sbagliate, non posso essere in grado di dirlo, ma comunque molto molto dubbie, perché su Brugman se ne sono dette tante, su Benali se ne è detto tantissimo, su Zampano, su Balzano ne stiamo parlando quotidianamente, sui centrali, cioè gli equivoci tattici sono tantissimi, e non riesco a capire personalmente se si tratti di un problema solo tattico o a questo punto anche, ma è l'argomento su cui stava parlando prima anche Massimo Epifani, se si tratti proprio di un problema di organico. Come si pone il fondatore del gruppo Zemaniani davanti a tutti questi equivoci? Ma convinto, no, 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 ci mancherebbe altro. Io penso che sul discorso degli anziani, in questo caso Benari e Brugman è il capitano, quindi torno al discorso di prima, lui lo fa sempre per dare responsabilità, per spronare, per dire tu ne sai più degli altri e mi devi trascinare anche gli altri. Benali è un simbolo ormai a Pescara e il discorso è uguale. Poi gli errori individuali o quello che si suol dire, ha sbagliato prima questo, ha sbagliato quell'altro, per me è sempre l'atteggiamento totale della squadra che induce... È proprio l'atteggiamento totale che preoccupa. Il secondo gol è una bestemmia... Sì, tattica, infatti, esatto. Di come la squadra era in campo. Bravissimo. Non è la colpa Bovo, esatto. Ho capito, quindi è la colpa di chi è? Di giocatori, di come lavora durante la settimana Zeman, perché se è vero che negli ultimi 30 anni, anche quando ha brillato e ha stravinto qui a Pescara, quando ha brillato con la Roma, quando ha brillato con la Lazio, si è sempre detto che la fase difensiva è un tantinello deboluccia. E poi se hai una grande forza offensiva riesci a venirne a capo, se la grande forza offensiva non ce l'hai perdi le partite. Ma lì si parla di calcio totale, cioè vuol dire che il calcio totale implica attacco e difesa contemporaneamente, cioè se noi riusciamo a stare corti e vicini all'avversario sempre, i difensori... Se io a metà campo sto con due giocatori e me ne arrivano quattro, vuol dire che sono scemo. Vuol dire che tatticamente sono deficiente, proprio sono scemo, ma mi sto ingallettando, perché il smog mi è venuto in mente. Il secondo gol di ieri è una cosa che io non lo so.
Partiamo dal presupposto. No, dico, vabbè, per fermarci a quella di ieri. Ma anche nel particolare bisogna dare ogni tanto. In questo momento andiamo alla Serie A. Il difensore più scarso della Serie A è Bonucci, che c'è quello che sta combinando Bonucci al Milan, è allucinante. Però stiamo parlando di Bonucci, sì. Quindi io quando andiamo sugli errori individuali, veramente non ci sto. Infatti quello di ieri, io non parlo di errore individuale, sì. Quello di ieri è un errore di squadra, è un errore di come è posizionata, come sono posizionati i due difensori centrali, come è posizionato il difensore esterno che deve avvicinarsi e come è posizionato o l'esterno, in quel caso perché il gol abbiamo preso di qua, a sinistra, o il centrocampista che deve venire qui. Correggimi se sbaglio, tatticamente questi sono stato confuso, mi puoi dare ragione, è finito. È finito il primo tempo a Scutari, 0-0 tra Albania e Italia. Scusami Andrea che non sento. No, volevo dire, è finito il primo tempo a Scutari, 0-0 tra Albania e Italia. E poi c'è un messaggio per Antonio Esposito che andiamo a leggere. Luca Osteria, Andrea, un attimo, però Maurizio mi deve sentire la regia. Andrea, un attimo, facciamo completare De Leonardi. Volevo parlare con in effetti c'hai ragione tu. Cioè l'idea di Zema, io già l'ho detto l'altra volta, ma tu non c'eri. L'idea di Zema è giusta, quella di tutti attaccanti e tutti difensori. Però non ti riesce sempre, capisci qual è il problema? Anche perché Zema all'83. Non è che è riuscito sempre lo stesso, sempre sul piano tecnico di quello che ti dà, dell'espressione che dà di calcio, gli è sempre riuscita. Però poi questa è una cosa, quello che dice lui e dici tu è diverso, cioè è riuscito che so all'Ajax di Cruyff e Michel, è riuscito alla Russia di Lobanovsky, è riuscito, cioè queste cose qua che tu devi tutti attaccanti e tutti difensori, non ti riesce sempre, dipende molto dalla qualità del materiale che tu hai a disposizione. È lì che si ferma la storia. Ma però nell'economia del campionato riesce ad arrivare. Ma dobbiamo capire se ci riusciamo, voglio dire. Io il dubbio mio è questo, non è nella filosofia di Zema, perché a me piace. Tu sei convinto? Se fai 10 gol 5-5, io sono contento. È un ideale che non può cambiare. Altrimenti non avrebbe senso neanche stare stasera qui, secondo me. Allora, scusami Andrea se prima ti ho interrotto perché non riuscivo a sentire. Dicevo, finita 0-0, sì. Finito 0-0 il primo tempo tra Albania e Italia, c'era un messaggio evidentemente per l'ospite Antonio Esposito. Noi i messaggi non li leggiamo, li lasciamo scorrere, non li commentiamo. Certo. Luca Osteria si vuole tesserare al gruppo Zemagnani convinti, come deve fare? Grazie. Allora, poi a fine trasmissione daremo il numero di telefono di Antonio Esposito per l'amico tifoso Luca. In un momento negativo come questo è una vittoria, come stanno le cose adesso, voglio dire, no? Che esatto. Sempre più convinto. Sempre di più, ovviamente, perché io dico sempre, ho sempre detto da quando è scoppiata questa passione in me, è meglio perdere la Zeman che vincere la Trapattoni. Però il problema è che in questa squadra non si capisce ancora bene se siamo trapattoniani, non si capisce niente. Cioè, il dato che viene più all'occhio è che non ha identità questa squadra. Sì, è la prima volta che capita, credo, nell'esperienza di Zeman, forse solo con Lugano era capitato. Sì, ma che non c'è un ordine crescente. Questo mi sembra. È capitato pure alla Roma, se ci ricordi, all'ultima Roma. Nel 98. Tanto è vero che ha escluso De Rossi perché secondo lui non era la squadra adatta per lui. Voglio dire. Quindi stiamo attenti perché può succedere, perché dipende sempre da chi dai giocatori di cui dispone, se riescono a fare quel tipo di calcio. Il limite di questa storia è questo. Ci fermiamo due minuti, pubblicità, e poi torneremo in studio tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli.
Sili. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:48 minuti, allora Andrea Costantini, sempre 0-0 la nazionale italiana, sì. Sì, e si gioca il secondo tempo da 90 secondi, sempre 0-0, ma avvio aggressivo di ripresa da parte dell'Albania. A te. De Leonardis vuole sapere che partita è sul piano tecnico, meglio rispetto all'ultima o no? Guarda, fare meglio dell'ultima volta è piuttosto semplice, però l'Italia non è che abbia prodotto chissà che cosa.
ti rimporta molto pochi, molto pochi. Anzi, c'è stato un intervento di Buffon proprio all'inizio di secondo tempo, quindi non è una grande Italia neanche questa sera. Francesco, non ti scaldare con la nazionale perché non abbiamo tempo. Se mettiamo pure la nazionale stasera, non ce l'hai. Non parliamo della nazionale, parliamo invece una piccola parentesi con Massimo Epifani. Con questa primavera, esperienza nella Pescara Calcio, un po' il sogno di tutti, lavorare con il Pescara dopo il buon lavoro svolto a San Nicolò. Per il recupero della terza giornata con la Salernitana stavate perdendo 2-0, poi è finita 4-2 con la doppietta di Mancini e il gol di Palestini e Pavone. In classifica siete a quota 6, lavoro in corso anche nella primavera oppure l'identità della squadra c'è? Ma lì è il lavoro in corso tutti i giorni, perché il lavoro quotidiano con i ragazzi è diverso dalla squadra grande. Ho iniziato a giocare 4-3-3, adesso sto rigiocando 4-2-3-1. Ha cambiato? Sì, sì. Sei un integralista? No, no, non sono. Meno male. Niente, il lavoro quotidiano è un lavoro bello, poi sono contento di essere tornato a Pescara, perché sono uscito da Pescara, sono ritornato a Pescara. E lavorare con i ragazzi ti dà entusiasmo, ti fa scoprire cose nuove che un allenatore serve, e quindi facciamo questo tipo di esperienza sperando di portare innanzitutto qualche giocatore in prima squadra e qualche risultato importante. Ecco, state utilizzando anche dei giocatori della prima squadra, nell'ultima ci sono stati Elisalde, Selasi, Lattelat. Ecco, parliamo un attimo di questo giovanissimo Elisalde, di cui si parla un gran bene, un 2000. Molti ritengono, anche a detta dell'allenatore Zeman, che possa già entrare nel giro della prima squadra. Ma lui si allena già quotidianamente con la prima squadra. Secondo me è un giocatore di grande prospettiva, è un giocatore forte, caratterialmente, perché è uruguaiano, un ragazzo serio che ha ambizione di arrivare. E secondo me molto presto sentiremo parlare di lui, perché lo vedo molto motivato, e poi è un giocatore forte. Io l'ho visto. Invece non abbiamo mai visto all'opera Lattelat, tranne che negli allenamenti del ritiro. Sì, Emanuele Lattelat ha giocato la prima partita di quest'anno, l'ha fatto con me sabato. È un ragazzo che sta dietro sicuramente a livello atletico, perché ha lavorato poco, ha avuto dei problemi. Però è un ragazzo che viene dall'Atalanta, prodotto Atalanta, è un ragazzo che sicuramente di grande prospettiva, con caratteristiche di esterno d'attacco molto veloce, e anche lui avrà bisogno adesso del tempo per rimettersi in carreggiata, per poi potrebbe essere anche utilizzato anche lui in prima. Ecco, prima dicevi sì, noi dobbiamo valorizzare i giovani, però da quest'anno nel campionato primavera il risultato conta anche, perché è cambiato un po' la formula, bisogna vincere il campionato. È un vostro obiettivo oppure no? Ma hanno cambiato la regola per dare un po' più interesse al campionato. Noi ci interessa arrivare lì davanti, speriamo di lottare fino alla fine per cercare di hanno messo questo obiettivo, di cercare di arrivare a questo obiettivo. L'unico rammarico è che si giocano poche partite, perché siamo 13 squadre per girone, non riesci nemmeno a dare continuità al lavoro, perché giochi 2-3 partite e poi ti fermi per 2 settimane. Quindi questo è il rammarico, però il lavoro quotidiano è quello di, ripeto, di quello di migliorare i ragazzi e cercare di fare dei lavori specifici per cercare di farli crescere il prima possibile. Ecco, ti chiedo questo, ma non per metterti in imbarazzo, ma come vivi queste voci che circolano a Pescara, che quando va male l'allenatore della prima squadra è pronto quello della primavera? È un discorso antipatico che ovviamente non fa parte del tuo bagaglio professionale e soprattutto della tua onestà intellettuale, no? Cioè da professionista. Anzi, è stato un piacere per te lavorare in ritiro. Sono stato con il mister e sono stati 15-16 giorni veramente belli, dove ho cercato di carpire tutte le sue cose, ma poi vivo quotidianamente a fianco a lui, quindi mi sento, lavoro al campo a fianco, parliamo spesso, quindi poi hanno un grande molta collaborazione nei miei confronti, e quindi questo mi fa sentire orgoglioso di quel rapporto che abbiamo creato quest'estate. Per quanto riguarda le voci, fanno parte del calcio, io lavoro, lascio il tempo che trovo, voglio fare sicuramente l'allenatore, ma adesso penso a lavorare bene con la primavera. Bene, Antonio Esposito, tu mi hai detto all'inizio
non sono tifoso di nessuna squadra tranne che di Zeman, però è anche precisato sul tuo gruppo che sei diventato tifoso del Pescara. Perché? Perché sei in una televisione di Pescara? No, assolutamente, perché da quando, dal primo giorno che ho messo il piede a Pescara, particolarmente l'anno scorso, perché 6 anni fa è stato un po' impossibilitato, quindi la realtà vera l'ho vissuta l'anno scorso, quando Zeman è arrivato per sostituire Oddo, e la gente è stata di un'originalità, di una civiltà, di un'educazione, di un rispetto, ma soprattutto mi hanno preso proprio per mano come se stessi a Napoli. È stata per me una seconda Napoli, cioè la passione e l'amore che smettava questa gente mi ha coinvolto tremendamente. Quindi, a dir la verità, da una parte mi fa anche piacere che 6 anni fa non ero presente come adesso, perché dopo quello che è successo con Zeman mi avrebbe fatto morire a me, anche in luce con i tifosi e gli amici. Tu hai detto anche se un giorno Zeman dovesse andare via da Pescara, io resterò tifoso. Io resterò qua tifoso del Pescara e continuerò la mia passione anche con loro. Per carità, Zeman è sempre il mio ideale, la mia ragione di vita, lo seguirò, però da qui sicuramente non andrò via. Sono 70 anni. Non è che può andare chissà dove, ho capito? Sì. Allora, torniamo, torniamo alla realtà, perché in serata ad un evento organizzato da Pescara Calcio abbiamo realizzato delle interviste. Paolo Renzetta ha portato al nostro microfono Zampano, che è tra i giocatori più criticati insieme a tanti altri. Ecco l'intervista che ci ha portato qualche ora fa proprio Paolo Renzetti. Non hai giocato tutte le partite quest'anno, ma sei soddisfatto del rendimento che hai avuto nelle gare in cui sei stato chiamato in causa? Ho avuto un po' di problemini, ho avuto la prima a Foggia che avevo la febbre, poi ci ho avuto male alla caviglia e poi altre partite il mister magari ha visto altre persone meglio, quindi ha messo loro. Ma no, si può fare di più e si deve fare di più come tutta la squadra, quindi niente, ci alleniamo sempre al massimo per dare sempre di più. Fino all'ultimo minuto del mercato sembrava che Zampano dovesse andare via da Pescara. Sei rimasto? Sei convinto di questo progetto? Sei convinto della scelta di essere comunque rimasto a Pescara in questa stagione in Serie B? Oppure pensavi e speravi di restare in Serie A? No, sicuramente sono contento, ma non so voi giornalisti o chi pensa che sono rimasto qua con la testa sbagliata, cioè non ho proprio capito niente. Poi io non devo né dimostrare niente ai tifosi che dicono che è rimasto qua con la testa sbagliata, perché non mi interessa proprio quello che deve sapere il mister, il gruppo e tutti quanti quello della società lo sanno, quindi ovvio fa piacere comunque se c'è interesse in Serie A come tutti i ragazzi, cioè, e non devo giustificare niente a nessuno comunque. Insomma, Zampano si è tolto qualche sassolino, Paolo? Francesco? Si sente la puzza dei piedi da qua, si sente. Perché che sassolino si è tolto? Chi ha detto niente? Renzetti ha fatto una domanda chiara, specifica. No, si è rimasto qui. Dicevi sì, sono rimasto contento senza... Se poi ha la coscienza sporca perché si accorge che non sta dando quello che tutti si aspettano, è un altro discorso. Non sta giocando come dovrebbe giocare, eppure Zeman evidentemente ci mette del suo, perché ripeto e concludo in maniera veloce, se Zampano stava giocando maluccio, entra Balzano e gioca bene, tra l'altro vince a Carpi, e tu mi rimetti Zeman e mi rimetti, chiedo scusa, Zampano, pure Zeman ogni tanto ci mette del Paolo suo. Ma dichiarazioni di un ragazzo che non è sereno, perché ha una domanda assolutamente normale del giornalista, di Paolo Renzetti. Lui va ben oltre quello che Paolo Renzetti gli ha chiesto, perché effettivamente poteva tranquillamente cavarsela come aveva fatto prima con una risposta di quelle che danno i giocatori abbastanza banale, invece è andato oltre la banalità ma in maniera del tutto controproducente, perché non capisco per quale motivo adesso ci deve mettere di mezzo anche i tifosi, che mi sembra che sì, forse qualcuno lo avrà criticato, ma non mi sembra in maniera così aspra, è andato oltre. E poi lui è pagato per giocare bene e per dimostrare, sempre, perché il giocatore deve dimostrare sempre, gioca bene, può giocare anche meglio. Antonio De Leonardis, Zapparo era ritenuto lo scorso anno uno dei giocatori più quotati, no? di questa rosa. Sì, però voglio dire, quello che sta facendo vedere adesso è più o meno quello che faceva vedere prima, nel senso che lui
ha dei limiti, soprattutto come difensore, mentre è eccezionale sono nella fase di spinta della squadra, cioè le caratteristiche sue sono quelle, ma al di là magari non è in forma, non è in migliore condizione, ha avuto un problema come ha detto lui, sicuramente a me non mi sorprende, cioè mi sorprende piuttosto, come ha detto anche Francesco, che magari debba giocare quando ci sta un altro che probabilmente in questo momento dà maggiori garanzie di lui, soprattutto anche sul piano difensivo, voglio dire. Quindi siccome c'è l'abbondanza che ha questa squadra e in particolare sugli esterni, cioè ne ha una doppia coppia. E per cui non mi sembra, cioè, criticarlo sul piano tecnico non mi pare, perché lui in fase offensiva credo che sia il migliore esterno che abbia il Pescara in assoluto. Il problema è che è molto carente spesso quando deve però coprire lui, insomma. Quindi. Ecco, Epifani, da tecnico ritieni, come diceva Antonio, che gli esterni sono tutti e quattro competitivi, anzi Mazzotta, Crescenzi, Zampano, Balzano, forse poche squadre hanno, ma in generale... Possono pure alternare quasi, esatto, tutti, esatto. Destra e sinistra, insomma. Anche come rosa ritieni che sia competitiva, nonostante gli equivoci tattici che ci sono? Ma come rosa è competitivissima, no? Competitiva, credo che ha giocatori in tutti i ruoli. Anzi, la rosa è ampissima, ha scelte di tipo di giocatori per ogni ruolo, anche per caratteristiche diverse, anche se il mister prima o poi troverà una quadra e farà la squadra quella che arriverà fino a fine campionato. Ecco, conoscendolo, lui ha in mente la squadra oppure è ancora alla ricerca? Ma lui ipoteticamente la sua squadra sicuramente l'ha in mente, come tutti gli allenatori. Secondo me non trova ancora bene, non gli dà ancora bene qualcosa che vorrebbe lui, non vede ancora le cose che vorrebbe lui e quindi cerca di trovarla in... È vero che gli mancano delle pedine, anche mancano delle pedine, anche se Mancuso, adesso poi avremo notizie anche dall'allenamento di oggi, vedremo se sarà disponibile ad esempio per Parma. Sì, c'è Mancuso, poi qualche giocatore ancora fuori, Capone in nazionale. Però credo che la rosa è competitivissima, credo che, ma anche il mister lo sa, quindi sprona un po' tutti a cercare di dare di più e per cercare di fare. Posso dire la mia? Sì, è vero che è competitiva la rosa, anzi è anche sovrabbondante, però a mio avviso la rosa che ha, lui i problemi maggiori ce li restano a centrocampo, cioè un centrocampo anomalo, nel senso che lì c'è Koulibaly al quale non può rinunciare perché è l'unico che corre da tutte le parti, copre, fa i falli, fa tutto quello, mentre là Brugman è adattato in quel ruolo perché si sente che non è il suo ruolo e si vede pure che non è proprio il suo ruolo, e il centrale adesso è Canutè, prima era Proietti, cioè, però tutte soluzioni che non è che noi abbiamo una cosa definitiva, cioè a centrocampo io credo che questi problemi, gli stessi Balzania, gli altri che ha provato, in questo momento non è un centrocampo competitivo. La rosa nel suo insieme è competitivo, però il centrocampo così com'è probabilmente non è quello giusto, insomma, perché Benali non lo vede centrocampista, Brugman non lo vede centrale, gli altri sono giovani. È entrato anche Palacci adesso. Sì, Palacci, che però dobbiamo ancora scoprire, voglio dire, non è che sia... Però lui lo conosce Zeman, quindi sa chi è Palacci. Ho capito. Lui si fida e sta a posto. Su Zampano, Antonio, vuol dire qualcosa su queste dichiarazioni? Certo, il rapporto non è che sia idilliaco, perché ci sono state anche delle dichiarazioni precedenti di Zeman, forse lo farà per stimolarli, però... Sì, come è successo col Perugia, che disse che Crescenzi non aveva il mercato che aveva Zampano, non aveva le richieste di Zampano, poi dopo alla fine, domenica dopo, col Frosinone ha fatto giocare Crescenzi al posto di Zampano. E c'è questo frasisma effetto del maestro, io lo chiamo così maestro perché sì, lui è un maestro di calcio, che non sempre è decifrabile, perché anche sul Cittadella io sono straconvinto che è stata una sorta di provocazione a dire loro non giocano ma tendono a difendersi e poi ripartono. Per me è stata una cosa solo per tattica, ecco, pretattica, per creare un po' di confusione all'avversario, però che per capire Zeman è un processo lungo, come l'apprendimento del suo gioco, l'assimilazione del suo allenamento. Quindi tu non sei preoccupato comunque? No, assolutamente, per me fa parte del lavoro, perché Zeman conosce soltanto il lavoro. Io le dico soltanto una cosa, che a Cagliari
prima che venisse esonerato, l'ultima settimana prima di Natale, che poi è stato richiamato, lui ha risposto semplicemente al Presidente: io conosco solo il lavoro, per risolvere i problemi. Adesso l'ho ripetuto, anziché farne 8 ne facciamo 12, e gli ha fatto fare 12 volte i 1000 metri. Sì, però poi sono sempre i risultati sul campo. Quello è il discorso, cioè, decidere, no? Conosce solo il lavoro, però capisce solo il suo lavoro, cioè, il problema è sempre quello. Sì, 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 no, certo, io, certo, come no? Chiariamo, perché... Allora, abbiamo l'altra intervista fatta da Paolo Renzetti con un altro giocatore, il portiere Fiorillo, che non sta giocando ma dimostra sempre un alto senso di professionalità, che ci parla degli obiettivi di questa squadra, perché finora pochi hanno detto qual è il vero obiettivo del Pescara di quest'anno. Tu, Francesco, l'hai capito o no qual è l'obiettivo di quest'anno? No, ma certamente non penso quello di vincere il campionato. A parole tutto si può dire. Vabbè, sentiamo Fiorillo che è uno dei più esperti. Spero di essere. Basterebbe comunque poco per fare il classico salto di qualità, anche per quanto riguarda la classifica. Tutte le squadre sono racchiuse in soli 7 punti, non era praticamente mai accaduto in Serie B. No, appunto, per quello dobbiamo prefissarci un obiettivo chiaro come gruppo, che è quello, ovviamente, non ci dobbiamo nascondere, di perlomeno rimanere nelle piazze più alte dei playoff, perché questo è il campionato che deve fare il Pescara. È ridicolo girarci attorno e parlare di altre cose, perché non, credo che noi tutti vorremmo arrivare a fine anno e provare perlomeno a vincere per l'ennesima volta il campionato, per provare a pareggiare almeno l'annata disastrosa che c'è stata l'anno scorso. Sarebbe un buon punto di partenza rivincere il campionato e poter riappacificare un po' tutte le componenti che ci sono, perché quando si vince poi un po' si appianano i problemi. E quello che penso è che adesso abbiamo un trittico di partite importanti, dove ci sono in ballo 9 punti, e uscite da queste 3 partite dobbiamo vedere quanto abbiamo raccolto e iniziare a capire che tipo di campionato dover fare. Francesco, torno da te proprio perché Fiorillo ha detto una cosa un po' diversa. È partito da piazze più alte dei playoff, poi proviamo a vincere di playoff e poi giustamente l'appetito viene mangiando di provare a vincere il campionato. Infatti non so se si è sentito, spero di essere smentito dal Pescara. A me oggi questa squadra non sembra in grado di poter vincere il campionato. Conquistare un posto nei playoff è diverso da vincere il campionato. È normale che poi in ogni squadra, no, si punta sempre al massimo risultato. E poi è giusto che no? Un giocatore abbia queste ambizioni, certo. Fa onore a Fiorillo, ci mancherebbe. Paolo, sono frasi di circostanza oppure c'è la consapevolezza di essere tra le squadre più attrezzate? Ma io credo che siano frasi di circostanza, anche perché Fiorillo... Probabilmente se Zampano è arrabbiato, Fiorillo lo è ancora di più, considerando che di portiere ce n'è solo uno e lui farà panchina probabilmente per tante partite. Sono frasi di circostanza, anche se la classifica dice che tutto è assolutamente aperto, possibile, assolutamente tutto racchiuso, come diceva lui, in un trittico, perché se poi fai punti la classifica ti comincia a sorridere, poi anche in alcune valutazioni dei risultati cambierebbe tutto, ma non nelle prestazioni, perché insomma il discorso di Zeman va sempre considerato lì. Lui vuole le prestazioni, anche quando sono arrivati i risultati le prestazioni non sono arrivate. Io credo che il Pescara ai playoff ci possa assolutamente andare, visto qual è il livello che tutti quanti dicono della Serie B, si è livellato verso il basso, però ho l'impressione che ci siano troppi equivoci che vanno risolti. Massimo Epifani, quindi sono dichiarazioni dettate dalla forza dei compagni, dal gruppo, perché tutti sostengono che questo è un ottimo gruppo, lo hai ricordato anche prima, avendolo vissuto in ritiro. Paolo dice frasi di circostanza, però crediamo che Fiorillo sia proprio uno dei giocatori più esperti, che poi non butta le parole così giusto per... Ma secondo me non sono frasi di circostanza. No, è difficile che un giocatore dica puntiamo alla salvezza. Ma no, cioè, per quello no, io ho massima stima di Fiorillo. Ma delle volte parti per fare i campionati che ti devi salvare, lo devi dire che ti punti alla salvezza. Cioè forse volare basso conviene molte volte. Sì, però qui credo a Pescara che lui ha grande esperienza. Una cosa del genere, però Massimo. Fiorillo credo che ha grande esperienza, non credo che abbia detto una cosa campata all'aria, perché lo vivono quotidianamente.
Però anche loro guardano il campionato, sicuramente cercheranno di arrivare il più in alto possibile. Massimo, per ora, però dire il prossimo trittico è decisivo. No, cioè, no, lo stiamo ripetendo. Ricordiamo che si giocherà a Parma, poi in casa con l'Avellino, altra trasferta ad Empoli. Sicuramente non può essere decisivo. Perché poi quando insegna che la Serie B fai tre partite bene, poi fai tre partite male. Ma te lo dice la classifica, è quello che è successo in queste otto giornate. Ma poi è talmente lungo che non puoi dire che in questo momento che può essere in questo momento non puoi dire nulla. Livello non livello, alto, basso, medio, più alto, più basso, la classifica così rende il campionato molto ma molto più difficile, certo. perché c'è equilibrio, ossia sette punti no. racchiuse tutte le squadre sia in alto che in basso, appunto, per quello ho detto in basso, in alto, più o meno non si capisce ancora non si capisce che possa non solo intanto non si capisce, ma proprio perché c'è questo equilibrio, ossia tu puoi vincere con chiunque, puoi perdere con chiunque e chiunque può perdere contro qualunque squadra, è di una difficoltà estrema un equilibrio del genere, diventa tutto più difficile, si perde pericoloso, anche se credo che le migliori squadre già sono lì davanti, siamo d'accordo, però le migliori squadre non se ne sono andate, ossia ricordate bene Totò, due partite fa si pensava che il Frosinone diciamo le prossime due partite fa non c'è una corazzata e ha preso, ha preso 4-5 schiaffi, la cosa più eclatante veramente che fa capire è la Provercelli che ha fatto 3 gol nelle prime 6 partite, l'Intella, anche l'Intella. Due partite ha fatto 10 gol, di che stiamo parlando? Cioè, non è, poi l'ha fatto, tra l'altro l'ha fatto contro il Perugia, cioè che era l'altra squadra che era la vice favorita, quindi insomma purtroppo questo è un momento in cui tutte le squadre non hanno Esposito, queste parole di Fiorillo ti rincuorano ancora di più, la classifica ti rincuora, quindi torni a casa un po' più sereno rispetto a ieri. Lui ci crede a prescindere, quindi no. sì, no vabbè, ma un gruppo nuovo così e poi anche il discorso dell'infermeria, mettete tutto quanto insieme, per me è normale. Tu aspetti Mancuso, no? Soprattutto Mancuso, perché quello che secondo me, se c'era lui dall'inizio, a quest'ora forse parlavamo di altro, perché lui avrebbe fatto sicuramente la differenza maggiore rispetto a tutti quanti gli altri, ma non perché gli altri sono inferiori, perché Mancuso, dai, gli bastano pochi metri per... C'è da dare atto a Zeman che non si è mai lamentato delle assenze, soprattutto di questa... ci sono state purtroppo, anche quello è discorso. Assente pesante, però non dimentichiamo che la parte migliore ce l'hanno fatta vedere Del Sole e Capone, cioè che quelli che sono i due che... Pettinari però... Senso che come nel ruolo di Mancuso, che è sicuramente bravissimo, però finora quelli che hanno dato un rendimento superiore anche alle attese, perché tra l'altro sono giovanissimi, Del Sole e Capone, assolutamente che sono sì, come no, specialmente a Carpi Del Sole ovviamente è stato... magari il problema è che non potranno fare 40-42 partite, è chiaro che Mancuso è un rimborso importante come cosa, però quindi, in questo momento il problema secondo me, lo ripeto, non è quello, il problema sono altre tutte queste serie di problemi, per carità, centrocampo è in difesa che il problema, come dici, che non l'aiutano a fare la squadra, il centrocampo è forse si potrà risolvere, dove non si risolve in difesa. Però abbiamo mettiamocelo Carraro convocato con l'Under 20 e Valsania convocato in Under 21. Ma tutti convocati sono infatti. No, dico anche a centrocampo. Abbiamo già 4 giocatori in nazionale, non è poco. Secondo me i giocatori anche i giovani sono tutti quanti bravi. E purtroppo in questo momento quando hai a che fare con i giovani. No, ho parlato di due giocatori che non stanno giocando. Sì, che non stanno giocando. Carraro e Valsania Under 21. Ma difatti se l'avesse Massimo non avrebbe problema a vincere il campionato primavera, credo. Pubblicità e però poi andiamo verso Parma, la prossima tappa, tra poco. 400. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:16 minuti, subito in regia perché ci sono buone notizie per la Nazionale Azzurra. Andrea. Sì, ha segnato Candreva, dunque Italia in vantaggio. Era un momento in cui le due nazionali si stavano allungando e poteva scapparci il gol, così è stato. Cross di Insigne, Candreva sul secondo palo, controllo e destro secco sotto la traversa. Segnalo dagli altri campi il vantaggio della Croazia 2-0 in Ucraina, quindi in questo caso la Croazia verso i playoff, perché l'Islanda anche sta vincendo 2-0 il suo impegno. E segnalo al momento il Galles fuori dai playoff perché sta perdendo in casa contro l'Eire 0-1. Questo è un discorso talmente complicato, Andrea, che in una serata poi... Con una vittoria l'Italia sarebbe testa di serie sicuramente, questo è l'aspetto più importante. Poi dagli altri campi vediamo che l'Ucraina sta vincendo, la Croazia sta vincendo lo spareggio in Ucraina. Allora, dimmi. È importante pure che anche l'Irlanda sia testa di serie. Perché l'unica volta che l'Italia non è andata ai mondiali è stata nel 58, dove perse in Irlanda in maniera clamorosa e non andò ai mondiali. Se dovesse affrontare l'Irlanda per playoff. Approfitto della presenza di Paolo Sinibaldi perché qualche giorno fa, anzi una decina di giorni fa, ha intervistato Zeman che ha la passione per il golf. È stata una bellissima intervista. Noi abbiamo preso soltanto qualche brano che ci parla di questa sua passione per il golf, e poi hai chiesto a Zeman se è cambiata Pescara rispetto a 6 anni fa. Risentiamo questi piccoli brani. Con Mr. Zeman alla Pro-Am che fa da prologo alla gara più importante dell'anno qui in Abruzzo, l'Alps Tour per professionisti. Allora facciamo subito un punto della situazione. Handicap attuale di Zeman? Ora penso 18. Insomma è salito un po', voglio dire, magari un po' meno pratica rispetto al solito, oppure? Oppure l'età sto peggiorando, sono arrivato anche a 13,5, per arrivare a 18 ci ho tante virgole. Allora, la squadra di Zeman è composta ovviamente dal professionista, perché la Pro-Am funziona così, c'è un professionista e poi ci sono 3 amateur, poi Cangelosi, il vice di Zeman, e poi Pepe. Come la vede?
Ma non lo so, loro sono più giocatori, io sono uno che vengo qua per scaricare i nervi, visto che la mia squadra mi crea problemi, e perché mi piace non pensare a tante altre cose. Però noi vogliamo ricordare che Zeman ha imparato a giocare a golf da autodidatta, quindi avvicinarsi al golf si può. Vabbè, forse quello è peggio, che non mi fa rendere tanto, ma io ripeto, io non lo prendo come sport, io lo prendo come hobby, e come hobby mi diverto, anche se tiro male. Mister, chi lo vince il campionato di Serie A? Ma io spero che Napoli, perché per me gioca meglio il calcio. E chi lo vince il campionato di Serie B invece? Non lo so, ce ne stanno tante in Serie B, ci sono sempre tante sorprese, non si può dire, perché poi la classifica cambierà ogni settimana. Io spero che la mia squadra dirà qualche cosa. L'ultimissima, la Pescara che ha ritrovato è la Pescara che si immaginava? Come squadra? O... Ah, come tutto, ambiente, squadra, realtà. Ma l'ambiente sì. Quello che ho lasciato ho ritrovato, quindi penso che a Pescara si vive bene, si sta bene, calcisticamente si può anche lavorare bene. Paolo, complimenti per l'intervista. Antonio Esposito godeva quando sì. Sentiva, eh? Ovviamente, cioè, come fai a non rimanere elettrizzato, insomma. Per me lui si è comportato quella volta come quando questo famoso incontro del 2006, che manco se fosse mio padre, cioè come mi ha trattato, come mi ha ospitato, abbiamo passato una serata insieme, mi offriva lo spumante mentre lui accendeva e spegneva sigarette una dietro l'altra, io ho fatto un milione di domande e lui stava lì. Alla fine non voleva anche mandarmi a casa. Ho detto dai, il maestro che stava lì, Cangelosso, staff tecnico del Lecce, che lui all'epoca allenava il Lecce, che era il ritiro a Sturno in paese di provincia di Avellino, che all'epoca mi trovavo lì in zona, e ho passato quei giorni lì a seguire il suo lavoro e poi questo incontro. E alla fine dice dai maestro, adesso vado via, è tardi, devi stare, cioè, le tue cose, ma dove vai? Che fastidio mi dà? Resta qua, cioè non voleva mandarmi più via, cioè io un semplice tifoso sconosciuto. E lui mi ha dato eterne soddisfazioni, quindi come fai a non... Senti, a quei tifosi pescaresi che non gli hanno perdonato il passaggio alla Roma, cosa vuoi dire? Da una parte li capisco molto, perché purtroppo anche Zeman è umano e può fare degli errori, che in un attimo di follia dire delle cose, perché a Pescara c'è gente d'onore, che pesano molto le parole che uno dice, quindi attenzione, quando uno fa delle promesse, dopo... succede quello che purtroppo le ritorsioni negative, se uno alla fine non le mantiene, e capisco il loro dolore. So che la piazza purtroppo è spaccata ancora a metà, gli dico soltanto di avere pazienza, e sono sicuro che col tempo e con i risultati questa cosa può mettersi a posto molto molto bene. Chissà che stasera magari questo mio messaggio può essere di aiuto per unire Zeman al Pescara e creare un corpo unico, speriamo. Io ci lavoro molto su questa cosa. Al di là di tutto. Dottor Leonardi, se lui ha detto a Pescara calcisticamente comunque si lavora bene. Ah sì, per quanto gli riguarda credo che non ha avuto problemi quell'anno, non li sta avendo adesso, non l'ha avuto al ritorno, diciamo, una situazione molto di piazza. Credo che l'abbia molto aiutato l'ambiente nel momento in cui è tornato in una squadra che praticamente era già condannata alla retrocessione. Sicuramente si lavora bene, al di là di quelli degli eccessi. Soprattutto di questa frattura che c'è tra una parte della tifoseria e la società, che è una cosa pesante, perché in effetti sai, ogni partita senti questi cori, non è facile, però al di là di questo il lavoro del tecnico, tra l'altro, insomma, ha la struttura a disposizione, ha quello che gli serve, ha piena fiducia da parte della società, ma anche da gran parte della piazza, al di là di quelle di, insomma, errori. Io sono d'accordo con lui, è ovvio che quel divorzio che c'è stato 6 anni fa ha pesato parecchio, perché in effetti io, una città così impazzita per il Pescara nei miei 40-50 anni, non l'avevo mai vista, e quindi rinunciare a quello che tu avevi in quel momento è stata una cosa, secondo me, quasi fuori dal comune, e in effetti questa cosa
cioè non è stato un bel finale quello di quella volta. Massimo Epifani, ecco, guardando la classifica, per una squadra allenata da Zeman è un bene che ci siano pochi punti, non so, tra la vetta e la coda, o è un rischio maggiore? Ma io credo che il mister la classifica in questo momento nemmeno la guarda. E vedendo la classifica così, è una classifica che io faccio allenatore, è preoccupante, perché può succedere di tutto. Quando la classifica è corta può succedere sia sotto che sopra qualsiasi cosa, però potrebbe essere un bene se riesci a fare dei risultati positivi, ti puoi ritrovare veramente lì davanti e cercare di lavorare con grande entusiasmo. Ecco, ma il campionato di Serie B, che molti sostengono, conta più una squadra fisica, conta più una squadra tecnica, cosa conta? Ma conta una squadra forte a livello mentale, una squadra preparata bene fisicamente, perché ci sono tante partite, è un campionato interminabile e credo che si decide sempre negli ultimi tre mesi di campionato, perché negli anni la Serie B è stata sempre un campionato molto pericoloso, perché magari il giorno andato ci sono state tante squadre che primeggiavano e lottavano per vincere o fare i playoff, si sono ritrovate a lottare per fare i playout nel girone di ritorno, quindi è un campionato molto pericoloso, però arriva sempre la squadra che è più organizzata e che arriva meglio fisicamente. Francesco, tu prima eri contento di rivedere Zeman che fa sorridere, ironico come sempre. Mi piace come allenatore, quando non condivido alcune cose le dico tranquillamente, ha qualche difettuccio che però credo che ce l'abbiano tutti gli allenatori, che quando decidono che bianco è bianco pure però quando tornando è grigio, al discorso che facciamo però, con però in questo genere di interviste, quello con Paolo mi entusiasma, perché ti conquista, perché è un modo di proporsi particolare. Vorrei aggiungere a quello che diceva Totò, in tanti sono rimasti delusi quando ha detto no al Pescara per andare alla Roma, però andava alla Roma e lui voleva, era una rivincita. Io dove sono rimasto deluso è quando poi il Pescara lo rivoleva e lui ha preferito Cagliari. Lì veramente ha commesso un errore gravissimo, non perché poi a Cagliari è andato a finire in quel modo, che lo dissi subito pure qui in una delle tante trasmissioni. Lì veramente è stato ingrato nei confronti di una piazza. È anche vero che lo scorso anno detto sono tornato per sdebitarmi. Questa ma è sì, ma per l'amore, ma poi ognuno la vita, nella vita passa tutto. Però se analizziamo quello dove io mi sento, ma io non sto dicendo che sì, è giusto al 100%, però di criticarlo tra virgolette è quando ho scelto Cagliari e non Pescara, perché tra Pescara e Roma è vero, come diceva Totò, che c'era una città impazzita dietro a lui. Però, capito, l'ha chiamato non tanto perché la Roma, che è Roma e non è Pescara, ma perché lui con la Roma era andato a finire l'ultima avventura in modo negativo e lui ci teneva a dimostrare che poteva andare decisamente meglio. Poi è andata come è andata. Paolo, invece, ecco, torno con te sul discorso che facciamo con Epifani, una classifica del genere per le squadre di Zeman è una porta sempre aperta per volare o una porta... Io lo voglio vedere positivamente, nel senso che siamo così vicini alla vetta e siccome l'obiettivo che è stato dichiarato, insomma, anche dai giocatori è quello come minimo dei playoff, voglio essere positivo, cioè che anche una sconfitta contro il Cittadella in casa può lasciare aperte tante porte. Poi sentivo parlare del trittico, di tante cose, sì. Cioè vedo che insomma sono tutti votati abbastanza all'ottimismo, anche se poi magari non si è vista una realtà come ci si aspettava. In realtà io personalmente sono più dalla parte di Epifani, bisogna stare molto molto attenti, perché è chiaro che la situazione non è zemaniana. Io non capisco per quale motivo, non capisco se c'è un equivoco proprio alla base della costruzione dell'organico o altro, perché i giocatori in realtà sono tutti quanti presi singolarmente, secondo me molto forti, sono convinto di questo, sono convinto che ha uno degli organici migliori della Serie B, e allora sono leggermente preoccupato proprio per questa parte qui. Ma io il trittico, insomma, a me Parma c'ha un punto più del Pescara, io non voglio guardare i punti, dai.
Allora, se non devo guardare i punti, no, è una partita come le altre, anche perché Zeman ci insegna che le sue squadre in casa o fuori non è che, no, che possano soffrire perché giocano diversamente. Ma proprio in generale in Serie B tutti possono perdere con tutti. Appunto, soprattutto in questo campionato. No, ma se posso dire la mia, l'insidia può essere proprio, cioè sabato prossimo affronta un'altra squadra, un altro allenatore che tatticamente è molto attento, cioè voglio dire, che può essere, voglio dire, non è uno che prepara la sua partita e che conosce bene un po' tutti, anche in funzione, che prepara le partite soprattutto in funzione dell'avversario, quindi quello può essere un rischio, ma al di là in senso lato il problema della classifica veramente non è da prendere né nel bene né nel male. Se ricordiamo qualche anno fa, l'anno di Marino, il Pescara chiuse il girone d'andata al terzo posto a un punto dal secondo. Perché perse con l'Empoli, se no poteva andare no, anche esatto, e poi poteva andare e poi andò a finire. Andò a finire che dopo 6 giornate Marino ha finito la sua stagione Pescara, perché ha fatto solo sconfitte. Poi l'insidia maggiore magari ci sarà anche a gennaio, perché anche quello è un mese difficile, ma non solo per la squadra. Il calcio mercato. Esatto, sì, perché lì poi dopo se li sbagli non hai rimedi, cioè il problema vero è anche quello. Purtroppo, considerato che ultimamente a gennaio anche dall'anno di Marino si sbagliò tantissimo, così come si è sbagliato nelle due, purtroppo le due fallimentari apparizioni in Serie A. Esposito, siamo in chiusura, allora al tuo gruppo Zemaniani convinti cosa vuoi dire e ai pescaresi in generale? Niente, che dobbiamo essere ancora più uniti di prima e stare sempre vicino alla squadra, sempre di più, cioè bisogna metterci tutta ieri la forza. Ieri in Curva Nord hai notato un po' di delusione? Sì, un po' di fischio alla fine, ma ovviamente è una cosa purtroppo, è comprensibile, dai, è normale. Insomma. Ma io volevo chiedere come si fa a entrare nel gruppo Zemaniani Convinti? Ma attraverso Facebook si fa la richiesta sul gruppo. E tu accetti? Lì. Sì, sì, assolutamente. Si cioè. Fa un piccolo esame. No, no. Sul 433 per capire. Convinto era la sì, sì, no, guardo un po' il profilo un po' per vedere di chi si tratta, certo. Ma che domande la farai, voglio dire, uno prima di entrare? Sì, sì, vabbè, ma non più di tanto, dai, perché a me me l'hanno chiesto anche i tifosi della Juve, tranquillamente, non è che gli ho detto di no, per carità, perché là si parla di Zeman, ma non è che stiamo... Ma sei convinto o no? Beh, la convinzione poi la scopriamo dopo, voglio dire, no, poi se qualcuno proprio, poi o diventa come noi oppure si autoesclude da solo. Ma qualcuno lo hai bannato, lo hai... No, fino adesso no, mi sembra, cioè siamo partiti da 10 persone, io l'ho creato esattamente l'anno scorso, cioè a maggio, sì, aprile, quando il Pescara giocava col Crotone. Eravamo in 10, adesso siamo diventati 700, quindi vuol dire che qualche cosa... La tua target è sempre ZZ433. Assolutamente, sul mio profilo ZZ433, quella non cambierà mai, assolutamente. Vorrei solo porgere un saluto ai miei più cari estimatori, ecco, Armando Pescara, Franco Forcella e Alfredo, che poi è anche un carissimo tifoso personale, perciò i più cari saluti, un abbraccio ragazzi, ci vediamo presto. Massimo, quando avrai un club, un gruppo anche per te? Appena, si può dire, appena. Speriamo di, innanzitutto, che le cose vanno bene per tutti, per Pescara, e poi speriamo per il futuro mio, magari che... Perché un giorno ci terrai a sedere su quella panchina del Pescara, è ma io un po' la volontà di tutti, no, i pescaresi. Pescarese, penso per tutti, perché è il sogno di allenare il Pescara, però in questo momento... io voglio fare allenatore, non è detta che la strada è solo Pescara. Speriamo di, innanzitutto di fare un bel lavoro con la primavera e di rimanere il più anni possibile, poi vedere. Ma continuerà Zeman? Continuerà il lavoro di Zeman oppure? Quello non dipende da lui, dipenderà dalla società, okay. No? Andrea, possiamo chiudere anche dalla regia, c'è qualcosa da segnalare? Dimmi tu. No, c'è da segnalare che siamo in pieno recupero, il secondo dei 3 minuti concessi è in corso, sempre Italia in vantaggio 1-0, c'è stata una reazione rabbiosa dell'Albania dopo il gol di Candreva, l'Italia ha resistito, ora l'Italia sembra controllare un po' meglio le offensive della squadra di Panucci. Confermo degli altri campi il vantaggio della Croazia per 2-0 in Ucraina, confermo anche il vantaggio dell'Irlanda sul campo del Galles e quindi ripeto con questi risultati, ecco, intanto l'Italia sciupa l'opportunità del raddoppio, vediamo l'azione prosegue, no, nulla da fare, ecco c'è un tiro al lato di Candreva, però dicevo con questi risultati l'Irlanda è in corsa per fare i playoff, il Galles sarebbe escluso, la Croazia entrerebbe nei playoff presumibilmente anche lei da testa di serie come l'Italia se l'Italia porta a casa i 3 punti. Paolo Sibaldi, ma Zeman come giocatore di golf com'è? Allora, è un autodidatta, però è migliorato molto.
È peggiorato. Nel senso che lui come handicap aveva un massimo, cioè una classifica migliore di 13,5. Adesso è sceso tanto, perché è sceso addirittura di 5 punti. Adesso è 18, come avete visto dall'immagine. Lui ha uno stile tutto suo. L'ho visto. Colpisce la palla, dopodiché è completamente scoordinato. Però mi dicono altri golfisti, io non sono un golfista bravo se non per qualche volta che ci gioco, perché sono un addetto ai lavori anche del golf in questo senso. È che lui strategicamente, tatticamente, anche nel golf è molto bravo, e anche in quel caso riesce a coprire le deficienze tecniche che ha. Insomma, questo è quello che mi dicono, la prendiamo per buona. Francesco, chi suonerà la sveglia? Speriamo il Pescara. Certo, del Pescara, chi la suonerà? Zeman, qualche giocatore in particolare? Mancuso. È determinante la squadra, con tutto il rispetto per Zeman. È importante che la squadra recepisca tutto quello che Zeman insegna, perché Zeman è un maestro e quindi sa insegnare. E l'ultima cosa su D'Aversa, sta facendo una bella carriera. Ma questo mi fa piacere per Roberto, perché è un altro ragazzo, ex giocatore, ex allenatore preparato e pescarese, quindi speriamo che fa bene anche lui. L'anno scorso ha fatto dopo la partita di domenica, l'anno scorso ha fatto un capolavoro. Certo. Sabato andrete a Foggia con la Primavera. Sabato andiamo a Foggia con la Primavera. Un derby. Speriamo di portare a casa un risultato. Enrico, è finita a Scutari, ecco, Italia batte Albania 1-0. Adesso possiamo andare a casa. Antonio Esposito tornerà nella sua Rimini, ma avrà sempre il Pescara nel cuore. Sempre. Domenica sempre all'Adriatico, fuori casa, tutte le trasferte possibili, ma ormai per me è un contratto. In bocca al lupo al Pescara per la partita di Parma. Ringrazio tutti, ringrazio Maurizio Dagui in regia, Andrea Costantini, Roberto Pulimanti, la GT Fotovideo. Ci rivedremo lunedì prossimo, speriamo con un risultato diverso. Grazie per averci scelto. Grazie. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.